Siamo l'Accademia Europea dell'Innovazione Terapeutica dedicata ai pazienti, IUPATI, che fornisce informazioni attendibili e di facile comprensione relative ai vari aspetti del processo di sviluppo dei farmaci. Perché? Vogliamo offrire informazioni e insegnamenti in grado di favorire un maggior coinvolgimento in ambito sanitario e una maggiore conoscenza in materia di ricerca e sviluppo dei farmaci. Illustreremo in che modo è possibile avere un coinvolgimento maggiormente significativo in ambiti quali la scoperta di farmaci, la loro sicurezza e il valore della terapia. Crediamo che il paziente possa avere un impatto significativo durante tutte le fasi del processo. Siamo un consorzio di 33 organizzazioni, guidato dal Forum dei Pazienti Europei, che comprende associazioni di pazienti, organizzazioni no profit che operano per coinvolgere attivamente pazienti, pubblico e aziende farmaceutiche di tutta Europa. Il toolbox di IUPATI su ricerca e sviluppo, R&D, è ideato per l'utilizzo da parte di pazienti e rappresentanti dei pazienti alla ricerca di maggiori informazioni e di materiale didattico riguardante il processo di ricerca e sviluppo dei farmaci. È presente un'ampia raccolta di materiale informativo indipendente, autoesplicativo, multilingue e dalla A alla Z sullo sviluppo dei farmaci, che comprende le modalità di coinvolgimento del paziente in questo processo. Le informazioni del toolbox sono in un formato semplice, che può essere utilizzato direttamente senza modifiche o sviluppato ulteriormente, redatto o modificato secondo le necessità in modo da essere personalizzato. Tali risorse saranno fornite sotto forma di presentazioni, schede informative, video e webinar. È anche possibile scaricare materiale pronto per la stampa da consultare offline. È presente un glossario principale dei termini, probabilmente uno dei più completi in assoluto, verificato da tutti i partner del progetto. Il toolbox di IUPATI sarà introdotto il 27 gennaio 2016. A partire da questa data, sarà possibile accedere al toolbox dall'indirizzo iupati.eu, disponibile in versione mobile e completamente ricercabile. La ricerca e l'esperienza in materia di difesa dei diritti del paziente e l'attivismo dimostrano come i pazienti che hanno ricevuto una formazione, nonché le rispettive organizzazioni, rappresentino un elemento importante nello sviluppo dei farmaci. È essenziale che i pazienti che hanno ricevuto una formazione percepiscano in maniera chiara e comprendano i processi, i metodi di sviluppo e l'approvazione per l'uso dei farmaci. La maggiore comprensione di come è possibile avere un impatto significativo sul processo, tramite il coinvolgimento dei propri interessi e delle proprie opinioni, è in grado di migliorare i risultati di questo processo. Il toolbox di IUPATI costituirà sicuramente un vantaggio per i difensori dei pazienti, che sono impegnati ad accrescere la consapevolezza su quanto sia importante il coinvolgimento del paziente nel processo di ricerca e sviluppo dei farmaci, e che sono disposti ad ampliare le proprie conoscenze. Il toolbox consente di risparmiare tempo e fatica, rendendo il ruolo del difensore dei diritti dei pazienti più semplice ed efficace. Grazie alle presentazioni, è possibile scoprire nuovi concetti e adattare le proprie idee alle più recenti concezioni sviluppate dagli esperti più qualificati, condividendo il tutto con altri colleghi. Se lei o qualche suo familiare ha ricevuto una diagnosi di recente, le questioni legate alla salute acquistano di colpo importanza e si apre un nuovo mondo da scoprire. Per tale motivo è stato sviluppato il toolbox, in cui i pazienti o familiari e assistenti, che non hanno dimestichezza con la materia, possono trovare una descrizione di tutti gli aspetti specifici del processo di sviluppo dei farmaci. Tramite l'uso di questa risorsa attendibile e aggiornata, sarà possibile venire a conoscenza degli aspetti fondamentali e dei concetti base del processo di ricerca e sviluppo dei farmaci e acquistare coscienza del proprio ruolo, di quello dei difensori dei diritti del paziente e di ogni singolo paziente.